A Campobello di Mazara continua la campagna elettorale per le comunali. Accanto a me il senatore Milana dell'API. Voi a Campobello di Mazara appoggiate Carava. Come mai questa scelta? Ma la scelta è una scelta condivisa con gli amici della lista Democrazia e Libertà, in continuità con l'amministrazione e d'accordo con quelle forze intenzionate a formare il terzo polo anche in questa realtà siciliana. Quindi diciamo in continuità con una linea nazionale che abbiamo espresso nelle grandi città e abbiamo fatto di tutto per esprimere anche nei piccoli centri. La situazione è campobellese, abbiamo visto 7 candidati a sindaco, cosa ne pensa? Ma se a Milano ce ne sono 12, a Torino 12, penso che qui si sia fatta sintesi. C'è un segno, insomma, la politica bipolare ha perso consistenza, questo bipolarismo artificioso che non ha retto all'impatto dell'opinione pubblica del nostro paese dimostra in questo turno amministrativo le difficoltà che vediamo tutti i giorni nella politica nazionale e locale. Quindi è chiaro che c'è una proliferazione di liste, una proliferazione di candidati che una volta era peculiare delle regioni del sud, oggi invece è diventata di tutto il paese, è il segno appunto che il bipolarismo non tiene più. Siamo con il sindaco Ciro Caravà, candidato a queste nuove amministrative. Allora, come procede la campagna elettorale? Ma credo che sia iniziato, almeno per quanto ci riguarda, sulla base di una programmazione che vogliamo realizzare nella legislatura che verrà, partendo dai dati che già abbiamo conquistato, dagli obiettivi che siamo riusciti a raggiungere e puntando essenzialmente proprio alla creazione di certezze sul campo dello sviluppo, dell'occupazione e del lavoro. Sono tante le questioni importanti, ma oggi l'aspetto centrale è quello dell'agricoltura e dello sviluppo edilizio, è quello della solidarietà ed è quello della cultura e del turismo. Ed è su questi campi che noi abbiamo cercato di contraddistinguere la nostra azione amministrativa partendo dalla variante al piano regolatore generale che in questi giorni sta portando tante polemiche e soprattutto la presa di posizione di alcuni giornalisti che attraverso una scorretta informazione ai limiti della diffamazione hanno cercato in qualche modo di osteggiare il lavoro che ho fatto. Noi convinti come siamo del lavoro onesto, serio e rispettoso della norma, continueremo su questa base perché intendiamo prima di tutto rispondere alla fame di lavoro e di occupazione che c'è nella nostra gente, nei nostri giovani, nelle nostre attività imprenditoriali, nei nostri artigiani che hanno in questi anni conosciuto una difficoltà ai limiti del fallimento, della chiusura della propria attività. E quindi saremo decisi a portare avanti nel rispetto della legalità tutti i procedimenti che riguardano il piano regolatore generale che è l'unica via che ci porterà alla possibilità di conquistare questa possibilità di sviluppo e di lavoro. L'API è sempre di più al suo fianco, questa sera ci sono anche i vertici, il coordinatore provinciale e anche il senatore. Che posto avrà quindi il consigliere Settimo Miccichè, lui anche dell'API? Ma io credo che l'API sarà valorizzata e si valorizza già da se stessa per l'impegno che ha profuso già il consigliere Settimo Miccichè nel quinquennio che ci lasciamo alle spalle. È stato un punto di riferimento per la nostra azione amministrativa, è stato un consigliere comunale attivo, presente, che ha seguito le problematiche, che è stato propositivo, a volte anche critico, in positivo. E quindi penso che il consigliere Miccichè possa continuare e sicuramente continuerà a svolgere il suo ruolo all'interno del Consiglio Comunale, questa volta con un riferimento importante che è quello di Alleanza per l'Italia, che io ringrazio sia l'amico Liborio Ciacio che il gruppo dirigente Paolo Carcara, che già da mesi hanno delineato questo percorso di sostegno al nostro progetto, al nostro programma. Il 29 e 30 di maggio non è una scelta per fare vincere Caravà, è una scelta per fare vincere questa città che esce dalle macerie del 2006, che ha ripercorso una strategia per riaffermarsi nello scenario territoriale, che pensa che attraverso questa politica importante che abbiamo fatto di ricostruzione possa trovare un futuro sicuro. L'API
ha capito, ha compreso, ha valutato positivamente questo progetto, io gli sono riconoscente, se mi consente la città di Campobello gli è riconoscente ad Alleanza per l'Italia per l'aiuto e il contributo che ci ha dato e che ci darà nel corso della prossima legislatura. Siamo con Liborio Ciaccio, coordinatore provinciale dell'API. Allora, come procede secondo lei questa campagna elettorale? Ma è ancora difficile dire come procede perché siamo alle prime battute. Chiaramente si denota immediatamente questa forte concorrenzialità che c'è fra tutti i candidati, anche se c'è, sono dei candidati chiaramente che hanno una velocità diciamo più forte rispetto ad altri che sono un po' più lenti. Comunque siamo appena all'inizio, vedremo in questi giorni quello che va venendo fuori. Voi avete scelto di appoggiare Ciro Caravà, cosa vi aspettate da lui una volta eletto, se diventerà sindaco? Ma noi da lui ci aspettiamo la, come dire, una buona prosecuzione, ma soprattutto ci aspettiamo una continuazione alla buona amministrazione, cioè lui ha fatto delle cose egregie, alcune le ha realizzate, altre sono in cantiere e li sta realizzando. Ebbene, noi ci aspettiamo che lui completi queste realizzazioni, porti avanti queste opere nell'interesse di Campobello e dei campobellesi. Settimo Miccichè è uno dei vostri candidati, si potrebbe immaginare per lui un futuro anche di assessore all'interno della giunta Caravà? Ma noi non poniamo mai limite a nessuna cosa, quindi qualsiasi cosa venga, che ben venga, l'importante è che ci siamo e l'importante è che dare il contributo, diciamo, a questa azione politica. Siamo con il candidato al consiglio comunale Settimo Miccichè, che ha deciso appunto di ricandidarsi al consigliere comunale, già ha passato un'esperienza al consiglio di Campobello. Qual è stata la sua esperienza passata e cosa vorrebbe cambiare nella sua futura esperienza da consigliere comunale a Campobello di Mazara? Sì, io sono stato, ho un'esperienza passata di consigliere comunale, sono consigliere comunale uscente. 5 anni fa mi sono trovato per caso candidato, non era una mia velleità, però qualcuno mi ha proposto per candidarmi, ho accettato la sfida. È stata un'esperienza tutto sommato positiva, magari molte cose sono andate in maniera diversa di come si pensava, però alla fine se uno tira, come dire, una linea per fare un risultato, il risultato fondamentalmente è positivo. Certo, a Campobello c'è molto da migliorare, tantissimo. Dalle frazioni turistiche che funzionano male perché mancano dei servizi, dall'agricoltura che purtroppo soffre una crisi in questo momento terribile. Ricandidarmi, beh, è sempre lo stesso motivo, fondamentalmente molta gente premeva per farmi ricandidare, allora riaccetto la sfida. Questa volta però, forte anche della prima esperienza passata, vorrei agire in maniera diversa rispetto alla prima volta, capendo anche come si ci può muovere all'interno dei meandri politici che non sempre sono lineari come uno pensa, per una questione di maggioranza o minoranza, di ognuno anche all'interno della stessa maggioranza non lo pensa allo stesso modo. Questa volta però in ogni caso vorrei essere più incisivo, forte di quell'esperienza passata e tracciare delle direttive per la prossima legislatura. Io mi auguro di farcela perché diversamente non mi ricandiderò più, non ho interessi particolari nel ricandidare, a me interessa l'interesse della città, se ci riusciamo, l'interesse dello sviluppo, non far andare le persone fuori. Non è facile, non è semplice, me ne rendo conto perché nessuno ha la bacchetta magica, però si possono dare degli indirizzi che magari pian piano creano nuove opportunità di lavoro, creano nuove prospettive per il paese, possono creare, come dire, un'apertura verso l'esterno che manca, non una chiusura e quindi la gente va fuori perché qua non viene nessuno, un'apertura verso l'esterno che manca. Io mi auguro di farcela innanzitutto perché è una sfida, quindi non è che nessuno di noi ha una poltrona conservata nella maniera più assoluta, se no diversamente, come dire, diventerebbe una lobby di potere e non mi interessa assolutamente far parte della lobby di potere, chi mi conosce lo sa benissimo su questo. Chiaramente c'è un confronto, la gente ti deve accettare, gli elettori ti devono accettare, se ce la fai poi devi essere capace di affermare all'interno di una coalizione o di maggioranza o di minoranza che sia le tue idee. Questa volta ritengo che le mie idee le affermerò sbattendo i pugni, non voglio sapere più niente di nessuno, anche se faccio parte all'interno di una maggioranza, le cose che reputo giuste si devono fare.